quello che è successo è che noi abbiamo giocato come normalmente, senza aggressività difensiva, senza aggressività offensiva. E Napoli è stato meglio in tutti i momenti e hanno meritato vincere oggi. È difficile, ma sono 3 punti che abbiamo perso. Come ho detto adesso, non eravamo prima di questa partita lo meglio del mondo, non siamo dopo lo peggio del mondo. Dobbiamo capire quello che non abbiamo fatto bene, ma pensare in corrigere e in la prossima partita. La spiegazione è: non abbiamo stato bene difensivamente, senza aggressività, una squadra molto di zona, e quando lasciamo giocare una squadra con la qualità di Napoli è difficile. E dopo anche offensivamente mai abbiamo avuto la palla, non abbiamo fatto quella che è una cosa importante di questa squadra, la circolazione e la uscita veloce per attacco, ma come ho detto, senza aggressività difensiva è difficile vincere una partita come questa. Grazie, è stata più di giorni passi, ne si sente, si respira, non si respira, una bell'aria, c'è aria di tristezza, questa è una città stupenda, anche quando fa mal tempo è bella, per farti capire, però c'è un'atmosfera di lutto e penso che la città ha fatto di tutto per onorarlo, la squadra anche, e dobbiamo continuare perché sicuramente Diego rimarrà, come ho detto l'altro giorno, rimarrà sempre, è venuto a mancare, ma è una leggenda, è uno che ha fatto un qualcosa di importante e chi ha avuto la fortuna in questa città di vederlo non può dimenticarselo, ma non solo qua, ed è per questo che è il minimo che potevamo fare. Ma non lo so, io penso che quando si gioca, da quando è arrivato il Covid, si fa un altro sport e bisogna essere bravi a trovare le motivazioni sempre, durante, specialmente chi gioca 3 partite in una settimana, perché si fa fatica, senza tifosi, senza atmosfera, ci stiamo abituando, ma non solo noi tutti quanti, ma dobbiamo essere bravi a stare sul pezzo, capire, quando io parlo di atteggiamento è quello che vi avete visto oggi, quello che avete visto anche non giocando un primo tempo spettacolare contro il Rijeka, ma stare là, stare a non usare il pericolo, giocare da squadra, lottare su tutti i palloni, non far passare nulla. Dopo la qualità questa squadra ce l'ha, perché si tocca con mano la qualità della mia squadra, però dobbiamo continuare su questa strada qua. Ragazzi, ma noi non dobbiamo cambiare nessuna stagione, noi penso che in questo momento abbiamo 18 punti, abbiamo una partita da recuperare, stiamo aspettando la giustizia che fa il suo percorso, siamo secondi in classifica sul campo e ci sta, come abbiamo avuto noi gli alti e bassi hanno avuto gli altri. Dopo io non so quali sono le aspettative degli addetti ai lavori, le aspettative del mio club. Noi penso che stiamo facendo quello che dovevamo fare, sicuramente abbiamo preso le partite che potevamo evitare, ma è una squadra che da quando abbiamo cominciato, se non sbaglio, aveva fatto 12 partite, abbiamo fatto 9 vittorie e 3 sconfitte, e penso che stiamo facendo quello che dobbiamo fare, secondo me esprimendo anche un buon calcio. Dopo, se qualcuno pensa che dobbiamo stravincere e che non dobbiamo perdere mai, questo non è il mio problema. Sicuramente possiamo, come abbiamo fatto oggi, come abbiamo fatto in altre partite, dobbiamo giocare col pepe a culo, e penso che in questo momento abbiamo bisogno di questa attenzione che abbiamo dimostrato in tante partite e in altre no.